prima cosa era dovuto convincere la società, ma non è stato mai un problema. Parlando con il mister, spero che mi lasciano giocare un pezzettino, così è stato. Ringrazio anche l'Atalanta, che non è poco lasciare un giocatore durante la stagione scendere a giocare una partita del genere. Sono molto contento, molto emozionato di tornare qua. Sono passati tanti bei ricordi. Appunto, tra questi ricordi qual è quello che ti è rimasto più presente? Qui in questo stadio hai fatto davvero tanti bei ricordi. Sì, ma i ricordi sono tutti belli, soprattutto quelli contro la Catania, derby è sempre speciale. Io, come ho detto, auguro a Palermo che torna prima possibile, lo merita, stare in Serie A, una cosa del genere, deve stare in A. Poi dipende da loro, come partiranno i tifosi, come ho visto oggi, ci sono dietro, quella è la cosa più importante. A te ti ha portato qua in Italia Zamparini, avresti mai pensato che era Zamparini sarebbe finita così? No, non voglio parlare di queste cose perché non li conosco neanche tanto. Mi dispiace per la città, per tutto quanto quello che è successo, però dopo dovranno pensare alle altre cose, perché è un inizio nuovo, non si sa se lavorare duro. Sì, io sono poco fa, hai parlato dei ricordi, ne hai tanti, ma c'è un rimpianto che hai la via del Palermo, magari alzare il trofeo, tu che hai giocato la finale di Coppa Italia col Palermo, l'hai giocato ovviamente anche con l'Atalanta. Ma calcio si gioca per questo, per vincere qualcosa, mi dispiace per quella Coppa Italia, però è difficile tornare dietro, io se potevi tornare cambierai tante cose, è passato, devo pensare ad altre cose. Adesso sei pronto per affrontare il Torino? Speriamo, sinceramente devo stare un po' meglio fisicamente ancora, ma sono pronto per l'inizio. Il calcio è bello sempre giocare, è cominciata la Serie A, quello che conta adesso è stare bene fisicamente, perché l'anno scorso ho sofferto parecchio all'inizio e speriamo che quest'anno si partirà meglio. La musichetta della Champions ti piace, non vedi l'ora di giocarla quest'anno? Sì, ma noi ci dobbiamo pensare prima a Torino adesso, perché il Champions ci pensiamo dopo quando arriva. Sono tante le partite straordinarie che tu hai giocato, però io ti chiedo di ricordare quell'intesa straordinaria con Pastore in occasione di Palermo-Bologna. I palermitani hanno soprannominato la partita tutta di tacco, perché giocavate in quella partita delle rosse si incazzava parecchio, mi ricordo anche questo. Ma è vero, quando giochi calcio è importante divertirsi, quello che conta. Io sinceramente ultimi anni mi diverto molto, voglio continuare così finché ce la faccio. Il passaggio dal Maribor al Palermo, te la ricordi quella partita? Sì, mamma mia, chissà la scoppia. Ma sinceramente è passato così veloce che non ho capito, all'inizio non ho capito quello che succedeva. Ma dopo, quando ho passato qualche anno e quando sono andato io da Palermo, ho capito che è stato 3 anni molto belli per me. Senti, Palermo è stata un'esperienza bellissima per te, che si sta ripetendo secondo me anche adesso con l'Atalanta, con Giampiero, perché in realtà c'è un po' di similitudine tra un Palermo che nessuno poteva pensare che diventasse una grande, e in quel periodo lo era, e lo stesso l'Atalanta che adesso sta dimostrando di meritare tutti questi successi. Sì, ma dietro di questo c'è tanto lavoro, c'è tanto sacrificio. Giocare Serie A non è facile per nessuno. Se pensiamo alla squadra che abbiamo, quando abbiamo retrocessi, è mal di stomaco. Il calcio è questo, dobbiamo guardare avanti e pensare futuro. Speriamo di vedere allora tanti altri gol nella fila dell'Atalanta, dai, ti faremo per te. Grazie.
nero sono per noi una passione, come il calcio ed il pallone, solo tu ci fai sognare, un sol battito dei cuori per un cuore rosa nero, dalle curve sale forte un sol grido, Serie A!